Buonasera, benvenuti a New York University, Casa Italiana Zerilli Marimò, per la presentazione di questa antologia di poeti che scrivono in italiano anche se non sono italiani. E l'antologia, come sapete, è uscita originariamente in Italia e poi è stata tradotta, ricevuta una versione inglese che è disponibile qua, è New Map, The Poetry of Migrant Writers in Italy, ed è disponibile giù, la potete acquistare, c'è anche uno sconto, costa $20 invece di 25. E abbiamo la fortuna di avere qua con noi i due curatori di questa antologia, Miele Conte e Luigi Bonaffini, e Candelaria Romero, che è una delle poetesse che è presentata in questa antologia. Ringrazio Luigi Bonaffini perché ha portato alla mia attenzione questa raccolta di poesia, e lo ringrazio anche per il lavoro straordinario che fa da anni di traduzione, promozione, ricerca, studio su delle sfaccettature della letteratura italiana che non sono le più consuete. Luigi si è occupato di poesia dialettale, ha pubblicato opere monumentali sulla poesia dialettale del sud e del nord d'Italia con traduzioni in inglese. Ha tradotto lui stesso l'ultima sua traduzione, una bellissima traduzione di uno dei veri capolavori della poesia contemporanea italiana, che è La camera da letto di Attilio Bertolucci, traduzione italiana, inglese The Bedroom. E mi piace proprio questo aspetto dell'attività del professor Bonaffini, che oltre ad essere accademico, cioè, ha questo aspetto militante di scoperta, di ricerca e di promozione, di far conoscere anche al di fuori dell'ambito puramente accademico questi tesori letterari. L'ultima volta che Luigi Bonaffini è stato qua da noi ci aveva portato un suo collega ed amico, il professor Brevini dell'Università di Bergamo, che aveva parlato delle letterature dialettali in Italia. E la cosa interessante che era emersa durante la lezione del professor Brevini era che per molti di questi poeti, forse per tutti questi poeti italiani, quelli che consideriamo nel canone della letteratura italiana, l'italiano non era la lingua madre. Se facciamo l'eccezione di qualche poeta toscano che parlava la lingua che scriveva, per quasi tutti gli altri, da Leopardi a Pascoli, ma anche prima, l'italiano era una lingua acquisita, una lingua studiata, una lingua appresa non col latte della mamma, ma con lo sforzo dello studio. E mi è venuto in mente questo parallelo perché oggi parliamo di poeti che sono nella stessa situazione di questi poeti italiani dei secoli passati, anche del secolo scorso, che si trovano a scrivere una lingua che non è la loro lingua madre, una lingua che hanno acquisito per una serie di circostanze della loro vita che li hanno portati ad arrivare in Italia e a cominciare ad usare la lingua che noi consideriamo nostra lingua. Ovviamente questa è un'antologia che ha anche un merito non soltanto poetico in senso stretto, ma anche un merito antropologico di far conoscere una realtà che è abbastanza evidente a chi vive in Italia, ma che può essere sconosciuta per chi non abita in Italia. Cioè la presenza sul territorio italiano di una forte e sempre crescente comunità di non italiani d'anagrafe e di sangue, ma italiani culturalmente e linguisticamente, che stanno cominciando appunto anche a produrre poesia sul fronte creativo, letteratura, fiction, eccetera. Noi abbiamo avuto la fortuna, credo una decina d'anni fa, di avere con noi Pakuma, che è stato il primo a scrivere un libro, il primo senegalese a scrivere un libro in italiano, che si chiamava Io venditore di elefanti, e raccontava la sua esperienza, un memoir, non è un romanzo, qui raccontava la sua esperienza di giovane senegalese arrivato in Italia che vendeva gli elefantini, quelli di soprammobile, però il titolo Io venditore di elefanti dava questa idea anche di nobiltà rispetto a quello che fa faceva.
ci fa molto piacere alla Casa Italiana poter recepire queste nuove tendenze culturali presenti in Italia e poterle presentare al nostro pubblico. Ringrazio Luigi per essere qua e anche per la presentazione che ci farà delle nostre ospiti. Sì, io darò un breve brevissimo background, però lo faccio in inglese, chiedo scusa, perché ce l'ho in inglese. Vabbè, ti perdoniamo. E poi lascio la parola a Mia e Candelaria, che sono veramente le esperte in questo campo, non io. E parlare un po' di quello che è successo in Italia negli ultimi 20 anni, forse un po' di più. In the last 100 years, more than 100 years, so more than 30 million Italians abandoned their country to emigrate abroad in search for work. From 1870 to 1914, the year in which the emigration reached its peak of 900,000 in one year, 10 million people left Italy. These are things that we know. As a result, the Italian diaspora number, and I will talk about that too, because I have an anthology coming out. Numbers 60 million around the world, more than the present population of Italy. So historically, Italy has always been known as a country of emigration, but in the last few decades, 20 years, no more than that, due primarily to its relatively new status as one of the world's major economic powers, it has rapidly become a country of immigration. The face of Italy has changed dramatically in the last 20 years. If you haven't been there in 20 years, you will now. It's very, very different. By the early 1980s, Italy had ceased to be a net exporter of workers. There was an estimated 800,000 immigrants, mostly illegal, called clandestini, in the country. By the early 1990s, the number had gone well over 1 million. They were coming from the sub-Saharan Africa, Ethiopia, Somalia, Nigeria, Senegal, Cape Verde, Eritrea, the Middle East, Iran, Iraq, Syria, Asia, India, Sri Lanka, China, the Philippines, Latin America, Brazil, Peru, Argentina, and Eastern Europe, Poland, and Yugoslavia, and then Albania. With the upheavals in Eastern Europe, and more particularly in the Balkans, Italy had to face a new tide of economic refugees from across the Adriatic Sea. The last census, and these are not, and I think you can correct me, Mia, the last census taken in January 2000, these are not updated, shows that in Italy there are 1 million immigrants who entered the country legally, but I think there's a lot more now. It's a lot more, it should be at least 2.5, I think. This means that taking into account the influx of the last 2 years, the illegal immigrants, there are at least 2 million immigrants, but it's more than that. I think it's quite a bit. About 50% of the new immigrants are women, many of whom come from cities, and up to half have at least a secondary school diplomas or they're educated. Many are also artists and writers who have begun to write in their own adapted language, Italian, while maintaining strong ties with their country of origin. This budding new literature, a strikingly new phenomenon in Italian letters, has already given rise to an ongoing critical debate as to its place and significance within the wider body of Italian literature. After all, exactly what is a literature of immigration, and how does one define it? For a certain period in Anglophone countries, it was called literature of the Commonwealth, and then post-colonial literature. But, for example, Salman Rushdie questions the aptness of the expression in his view based on the old dichotomy of center and periphery, according to which there is an English literature which is the center, and then, for example, an Indian literature which is at the margin. Instead, Rushdie believes it is possible to theorize the existence of common factors among writers
who come from poor countries and the minorities of rich countries, and it can be argued that a sizable part of what is new in world literature derives from such groups. According to Rushdie, then, it can be postulated that English literature today has an Indian branch, and that English literature is also Indian literature without problems of incompatibility. Today, in the Anglophone world, migrant writers and migrant literature have become common designation, a common designation for these writers. Now, what is the situation in Italy? In the case of Italy, I'll speak of a few critics who are really involved. Mia is one of the top critics involved in this, but you have others like Armando Nishi, tu conosci bene. Armando Nishi suggests the term letteratura della migrazione, literature of migration, which includes the works written in Italian by immigrants, as well as those written in Italian by Italians who have emigrated all over the world. So not only the immigrants, but also the emigrants. And I just want to insert here just a plug for my new anthology, because I've been working at new anthology for the last 6 years, which is called The Poets of the Italian Diaspora, which includes all of the poets who still write in Italian all around the world. So you have 75 poets from all the areas of emigration, South America, Australia, Canada, of course Europe, we have Belgium, we have France, we have Germany. The Balkans is a big place with a lot of people writing in Italian in the Balkans. And then, of course, the biggest of all, of course, is the United States. We know all the people who write in Italian in the United States. They're all familiar to us. We have, they come often. We have Fontanella, we have De Palchi, Rimanelli, we have Tuziani. There are quite a few more. So, this literature, Nishi maintains, must be considered a phenomenon of modernity. It starts with the migrations of entire populations of Italians around the world, what I was just talking about, in search of work, beginning in the latter part of the 19th century. But the anthology that I've been working on is not about traditional emigration. It's what's going on today around the world. People writing in Italian today, not at the beginning of the 20th century, the end of the 19th century. Actually, I think the earliest is somebody from 1930. So everybody is present, most of them are still alive writing. So it's a very different concept. Raffaele Taddeo, instead, prefers to speak of letteratura nascente, conosci, certamente, emerging literature, o letteratura della creolizzazione, literature of creolization, deeming the expression letteratura della migrazione too restrictive because it does not foreground the originality and complexity of this type of writing. Calling it emerging or budding literature highlights its newness and freshness as an immense, never finished construction site. Literature of creolization underscores instead the cultural pluralism of these writings. When a young South African, I'll almost finish, I'll go very quickly, Jerry Maslow, was assassinated on August 25th, 1989. The Tunisian writer and journalist Salah Methani suggested that this event triggered the emergence of an immigrant literature in Italy. When that African was killed, the Italians, the associations, the intellectuals suddenly woke up saying, we have immigrants too. We, who were a country of immigrants, now are receiving these masses of workers knocking at our door. The first three books written in Italian by immigrants appeared in 1990. First one, I think, was Chiamatemi Ali, no? By Mohamed Bukane, Morocco,
immigrato, immigrant, by Salah Metani of Tunisia, and just mentioned, io venditore di elefanti, and I was not able to find because it was sold out. Yes. I tried to get it for 2 years, and I find, you know how I got it? Kindle. I got it as a Kindle book. Last year I was finally able to read it. It's an interesting account. And this is by Papuma. In this first phase, 1990-1992, which brings to light the still mild, not fully manifested form of Italian racism, the author's insufficient knowledge of the Italian language required the works to be written with the help of an Italian co-author, I romanzi a quattro mani, no? Come si dice. The second period, 1993-1996, is characterized by the emergence of women writers, Nasser Akora, Algeria, Ripka Sibatu, Eritrea, Shirin Razanali, Fazel, Somalia. And the second phase is a crucial moment for the literature of immigration, which continued to grow in an almost invisible, subterranean way, aided by small, courageous publishers such as Sinos, Fara, Sensibili alle Foglie, Amy, etc., no? And promoters like Mia, promoter with Fara of the Yearly Literary Prize for Immigrant Writers, instituted in 1994. I just mentioned one thing. These events and the critical attention they generated suggest that migrant literature has entered a phase of legitimization and integration, and it is very significant in this respect that the most prestigious poetry prize in Italy, the Montale Prize, was won in 1997 by Gezi Majdari, an Albanian working in a printing press. And what Stefano was saying before, because I've been working on three different levels then. One is this, but I'm not, she's the expert. So, you know, I just work on her. But I thought it was important to talk about this and to do this anthology. But the other is dialect poetry. I've been working on that for a long time. And the third is the poetry of the Italian diaspora. Because you have these three veins of poetry which are not included in the official literary canon. And they certainly should be. We've been working with Gaetano Cipolla, especially in dialect poetry, to promote the expansion of the literary canon, Italian literary canon, to include all those who have been excluded in the past, and especially the great, great vein of dialect, which is immense in Italy, and it's a revival in the last 30 years. But of course now we have this new vein of poetry, which is extremely interesting, and I'm just going to shut up. I'm going to let Mia. Take over because she knows a lot more. Buonasera, io ringrazio moltissimo il professor Albertini per l'invito e anche per aver detto delle cose molto interessanti in apertura che volevo poi riprendere io. E anche Luigi, quest'ultima accenno al canone, questo era un discorso che volevo dire alla fine, invece a questo punto lo uso per iniziare il mio discorso. Allora, questa letteratura cosiddetta della migrazione, ha avuto una serie di definizioni, come ha appunto detto Luigi. Siamo partiti con la letteratura dell'immigrazione, letteratura della migrazione che includeva appunto la letteratura degli immigrati e anche quella degli emigrati italiani, poi si è passato a letteratura nascente sui primi anni perché era considerata una nuova letteratura, adesso si parla di letteratura transculturale e si parla, l'ultimissima definizione di una giovane studiosa che si chiama Rosanna Morace, è letteratura mondo, riprendendo il termine di mondo usato da Glissant e intendendo questo mondo in realtà come l'opposto della globalizzazione. No? Questo lo dico perché effettivamente questa evoluzione sempre più in un'ottica appunto transculturale
in un'ottica di scrittori in cui a questo punto la barriera tra immigrato e emigrato sta cadendo e si comincia a ragionare nell'ottica di un mondo di incroci di percorsi, di storie personali, di lingue, di religioni, in cui si passa, come l'Italia è entrata in ritardo in questo fenomeno, è entrato appunto, come dicevamo, alla fine degli anni 90, ma ormai è pienamente coinvolta. Qui ne avete una lunghissima esperienza e nei paesi con una storia coloniale più ampia di quella d'Italia, anche l'Italia è entrata da poco, un paese fortemente monoculturale, con però una lingua, come diceva giustamente il professor Albertini, una lingua che è una lingua in cui c'erano già i germi dell'alterità, perché era una lingua in cui convivevano molte lingue, è una lingua che era costituita, cioè una lingua innanzitutto che è nata a tavolino. L'italiano come lo parliamo noi ora addirittura è una lingua che è nata negli anni 50 con l'italiano televisivo, prima c'erano i dialetti, quindi è una lingua che è nata come una quantità di lingue insieme e che quindi in teoria è la lingua forse più adatta ad accogliere altre lingue. Il rapporto che questi autori hanno con l'italiano poi è molto diverso dal rapporto che c'è linguistico che c'è con le letterature postcoloniali, perché non è una lingua che è scelta liberamente, sempre all'interno della costrizione dell'esilio o comunque della migrazione, ma è una lingua che viene scelta liberamente dallo scrittore per dire determinate cose, non è la lingua del colonizzatore, non è la lingua imparata durante appunto la scuola, quindi è una lingua, innanzitutto è una lingua imparata generalmente vivendo, quindi è una lingua priva di qualunque letterarietà, che applicata all'italiano, che è invece una lingua letteraria, l'italiano è appunto l'italiano letterario, un italiano artificiale, no? Quindi questa diciamo l'entrata di questa lingua invece legata al quotidiano nella lingua italiana letteraria cristallizzata, rigida, anche autoreferenziale, ha portato una novità grandissima. Allora, stavo dicendo perché questo? Perché a questo punto questo discorso di questi scrittori comunque che viaggiano, che si incrociano, che cambiano lingua, che fanno percorsi, che vanno, che rientrano, perché poi l'Italia spesso non è solo la prima tappa di migrazione per poi andare altrove, poi magari appunto ritornano in Italia e quindi riprendono l'italiano, non scrivono, poi spiegherò meglio nei dettagli, non scrivono solamente in italiano, spesso mantengono anche la propria lingua madre, quindi hanno una doppia produzione, scrivono direttamente in italiano, si autotraducono nella lingua madre o scrivono direttamente la lingua madre e si autotraducono in italiano, scrivono delle, non so, narrativa in italiano, la poesia continuano a scrivere, quindi è molto più diversificato di quanto si tende a schematizzare. Tutto questo ci fa, il discorso che si diceva del canone, cominciamo a interrogarci se abbia senso continuare a parlare di un canone a questo punto, cioè invece che domandarci come definire questa letteratura, il rapporto alla letteratura italiana, bisogna forse rovesciare la domanda e chiederci che cos'è diventata la letteratura italiana, se ha ancora senso parlare della letteratura italiana nei termini in cui se ne è parlato fino a qui, perché questa apocalisse che stiamo vivendo, in cui tutti gli aspetti di quello del conosciuto stanno sgretolandosi in tutti gli ambiti del sapere, chiaramente la letteratura è un esempio come un altro, quindi anche in ambito letterario ha senso tenere rigidamente queste formule, ha senso parlare appunto ancora delle letterature nazionali, che cosa definisce una letteratura nazionale? La lingua, i contenuti, la nazionalità di chi la scrive? È molto difficile, cioè fa parte chiaramente, per avere una lingua nazionale bisogna avere un'identità nazionale e l'identità nazionale non c'è più, e questo per tutti i paesi del mondo che fortunatamente si stanno mischiando anche a un livello più profondo di quello della globalizzazione e quindi a maggior ragione anche per l'Italia. Questo è un fenomeno che per l'Italia è nuovissimo ed è un discorso che incontra ancora molte resistenze. Io dico sempre esempio, stavamo tenendo con il professor Nishi un seminario alla Sapienza, stavamo parlando di queste cose, c'erano molti poeti presenti e una famosa poetessa italiana che è anche docente si è affacciata perché ha aperto la porta e ha detto ma non lo so, cosa sta succedendo? Allora il professore gli ha detto stiamo parlando di questo, di quest'altro, lei ha chiuso la porta e ha detto ho sbagliato stanza. Allora questa ho sbagliato stanza ci ha dato la dimensione di che cos'è questa letteratura, è la stanza sbagliata ancora per l'Accademia e anche soprattutto per gli scrittori italiani.
Però questo fatto di essere in questa, come spesso in posti sbagliati, permettono di avere una grossa libertà. Nei luoghi sbagliati succedono spesso delle cose molto interessanti. E quindi, grazie a questa marginalità, grazie in virtù di questa marginalità, in questi 20 anni questa letteratura è cresciuta. Facendo un passo indietro, allora nasce alla fine degli anni 90. Sappiamo tutti che l'italiano è stata la lingua letteraria per eccellenza, quindi diciamo scrittori che si sono espressi in italiano ci sono stati dal Romanesimo fino ad arrivare al Novecento, di Joyce, di Pound, che hanno scritto delle cose in italiano. Però l'utilizzo della lingua italiana era molto diverso da quello poi che hanno usato, che si è usato con la nascita delle famose letterature delle migranti, della migrazione. Innanzitutto erano scrittori spesso noti nel proprio paese, che si cimentavano appunto con l'italiano letterario, era una sperimentazione con la lingua appunto letteraria per eccellenza, che veniva fatta per un periodo di tempo circoscritto, dopodiché si tornava alla propria lingua, e soprattutto non c'era la necessità di rivolgersi a un pubblico preciso, non c'era soprattutto la necessità di rivolgersi agli italiani, anzi era un gioco letterario all'interno di un'elite intellettuale. Cosa succede? Con la fine, con l'inizio degli anni 90 comincia quella che è stata definita la grande immigrazione, cioè in realtà inizia già negli anni, fine anni 70, però comincia a diventare come un fenomeno evidente all'inizio degli anni 90. Dell'inizio degli anni 90 è la famosa legge Martelli che dovrebbe regolare appunto l'immigrazione. Siccome la questione dell'immigrazione diventa una questione d'attualità, le grosse case editrici, che spesso giustamente hanno queste logiche, si interessano, provano a interessarsi a questo fenomeno e provano con due romanzi, uno di cui si parlava prima, Papkuma, scrittore senegalese, che proprio nel 1990 pubblica Io, venditore d'elefanti, e nello stesso anno Teoria pubblica Salah Metnani, che con Mario Fortunato, un giornalista, che tra l'altro credo che sia stato a New York, non è stato direttore dell'istituto? No, a Londra. A Londra. E ha immigrato. Allora, questi due romanzi, dicevo, vengono pubblicati da case editrici famose, e purtroppo questo problema dell'editoria è stato un problema, perché effettivamente la grossa editoria, diciamo, si è interessata di questo fenomeno per 2 o 3 anni. Decaduto un po' l'argomento e esaurita la curiosità un po' folcloristica, e forse anche non essendo riusciti ad arrivare effettivamente agli scrittori più seri, cioè gli scrittori veramente, a un certo punto l'interesse è decaduto. Allora, queste prime prove, come diceva Luigi, erano a quattro mani con un giornalista, uno scrittore italiano, che aiutava questi autori a raccontare che cosa? A raccontare praticamente la propria storia. Le prime prove in italiano sono testimoniali, sono racconti della situazione politica del proprio paese, la necessità del viaggio, il viaggio, l'arrivo in Italia e lo sguardo sugli italiani. Questa cosa nei primi tempi interessa moltissimo, cioè gli italiani per la prima volta si sentono guardati dall'esterno. E quindi questo tipo di storie in cui c'è questa visuale straniata sull'Italia e sugli italiani godono appunto dell'attenzione delle case editrici. Forché questi primi romanzi, diciamo, quindi iniziano, i primi autori sono africani, ed è interessante perché sono africani ma non vengono da quell'area dell'Africa che aveva fatto parte della storia coloniale italiana, non c'entra niente, vengono soprattutto dal Senegal e dal Nord Africa. L'italiano, dicevo, viene scelto liberamente, si decide di esprimersi in italiano, una lingua con cui non c'è nessun legame culturale, e quindi affrontata con anche con una leggerezza e con un'incoscienza che poi la arricchiscono moltissimo. Ancora di poesia non si parla, perché si comincia a parlare di poesia deve passare qualche anno, anche perché la poesia comporta una consapevolezza linguistica maggiore. Quindi si inizia con questi romanzi testimoniali, poi la letteratura si evolve però carsicamente, nel senso che non essendo più pubblicizzata dalle grosse case editrici, diventa dominio di piccole e medie case editrici,
che se la seguono in questi 20 anni nel suo sviluppo. E quindi man mano questa parte, prima fase testimoniale, dove c'erano delle cose che si ripetevano, per esempio il tema della valigia, che cosa mette uno scrittore, un autore quando parte, cosa sono gli oggetti che mette in valigia, oppure c'erano delle altre cose, non so, il tema della stazione o dell'aeroporto, c'erano dei top che ritornavano. Man mano questa cosa viene abbandonata, chiaramente, e si comincia a fare narrativa sul serio, a affrontare dei generi, sono noir, la fantascienza, i racconti più sperimentali, tutto sempre un po' nell'ombra. Infatti la cosa curiosa è che tuttora, a distanza di 20 anni, le grosse case editrici, quando cercano di pubblicare questa narrativa, ancora cercano la narrativa che si produceva all'inizio degli anni 90, perché quello che interessa è la storia, una certa storia, non la storia, una certa storia legata ai paesi che politicamente in quel momento vanno per la maggiore, per questioni di cronaca, e purtroppo c'è un certo disinteresse per la scrittura. La scrittura è considerata secondaria anche perché ci sono gli editor che fanno tutto loro. E questo è stato, ha creato dei grossi danni alla qualità di questa letteratura, perché purtroppo i veri scrittori sono rimasti un po' nell'ombra, mentre sono stati pubblicati autori che forse appunto avevano un interesse più legato all'attualità, o sociologico appunto, ma non meritavano altrettanto. Comunque, detto questo, la narrativa si evolve e compare la poesia. La poesia all'inizio viene inclusa in quaderni in cui veniva, soprattutto erano le pubblicazioni di un concorso che si chiama Ex Entra, che adesso c'è ancora, dove venivano i premiati, venivano messi in queste antologie, dove venivano pubblicati con un testo mischiato di narrativa, di poesia, un testo per uno, che quindi, soprattutto perché che riguarda la poesia, diceva poco, insomma, della qualità dei poeti. Io ho cominciato a interessarmene intorno al 94-95 con delle prime antologie che facevano parte di una collana che avevo chiamato Cittadini della Poesia. E in questa collana questi libretti erano divisi per aree geografiche, un criterio che adesso non ha assolutamente più senso per quello che dicevo prima, ma all'inizio serviva un po' a definire le aree da cui provenivano questi scrittori. Tra l'altro, un altro aspetto molto interessante per l'Italia è che vengono da tutto il mondo, quindi non essendoci appunto questi legami coloniali, a fasi alterne, a secondo dei paesi che attraversavano delle difficoltà per cui erano costretti a emigrare, sono arrivati in Italia scrittori veramente da tutti i paesi del mondo che hanno scritto in italiano, con risultati tra l'altro molto diversi anche a partire dalle lingue da cui provenivano, perché poi nell'applicazione dell'italiano chiaramente cambia se un autore viene per esempio dai Balcani o viene dal Sud America o viene dal Nord Africa, c'è chiaramente un uso della lingua su cui la propria cultura, la propria lingua incide moltissimo. E dicevo, ho cominciato finché ho visto che c'erano degli autori che invece stavano cominciando a emergere, che avrebbero potuto reggere una raccolta poetica, e quindi questa collana Cittadini della Poesia ha cominciato a pubblicare dei quaderni monografici, e poi siamo arrivati nel 90, no, di quando, che anno è questa? 2006, alla un'antologia che ho pubblicato per Le Lettere, di cui praticamente questa è una traduzione con degli aggiornamenti nelle prefazioni, eccetera, dove ho cercato di presentare quello che dal punto di vista della poesia, della qualità dei testi. Io ho sempre combattuto perché fossero gli scrittori e fossero i poeti che venissero promossi. Perché purtroppo, come dicevo, questa letteratura è stata affrontata con un eccesso di interesse sociologico in rapporto invece all'interesse letterario, e invece sono autori che meritano di essere approfonditi e analizzati con dei criteri letterari. Quindi è quello che ho cercato di fare dall'inizio, tra l'altro coinvolgendo i poeti italiani, e questi primi quadernini c'era una doppia prefazione, una di un autore che proveniva dall'area geografica di provenienza dei poeti e uno di un poete italiano che li accoglieva sulla soglia della lingua. Una fatica tremenda, perché è molto difficile entrare nell'ottica di una poesia scritta in italiano da stranieri, c'era una diffidenza, eppure insomma coinvolto anche Franco Loi, Roberto Mussappi, insomma anche autori, poeti noti,
che però nutrivano appunto una grossa diffidenza per questi poeti che venivano considerati interessanti, perché sì, c'era appunto un uso spregiudicato della lingua, c'erano delle sonorità diverse, ma non si riusciva a capire la forza di avanguardia che ha questa letteratura, che è la vera avanguardia della letteratura italiana adesso, sia in ambito narrativo che poetico. Cioè, la vera avanguardia, c'è tutta un'onda che continua di una pseudo avanguardia che ormai è finita dagli anni 70 e che si continua a considerare avanguardia, quando la vera avanguardia sono questi autori. Anche per quel che riguarda la poesia, per esempio, per le sonorità, per come si è scardinata musicalmente la poesia italiana, soprattutto per i poeti che vengono da culture dell'oralità, che hanno quindi forzato la poesia italiana in quel senso. Poi ci sono per esempio poeti che venendo da una storia coloniale, quindi avendo fatto gli studi nel proprio paese, quindi avendo saltato tutta la letteratura italiana, vengono in Italia che non la conoscono, però hanno saltato anche tutte delle fasi della poesia italiana che hanno lasciato un segno nella produzione contemporanea, quindi non hanno attraversato l'ermetismo, non hanno attraversato niente, quindi tutto questo porta a una libertà nell'espressione della poesia, che poi spero che si sentirà dai testi. Cosa volevo dire? Perché sono le cose, purtroppo, questo è un argomento, appunto, siccome ormai ha vent'anni di storia sulle spalle, è un argomento su ogni questione che si è toccata, dalla definizione, da che cosa significa questa poesia, ci sarebbe da parlare per delle ore. Io volevo dire brevemente una cosa e poi passare ai testi, poi se mai se ci sono domande riapprofondiamo ancora le questioni. In questa lotta, dicevo, per cercare di far conoscere gli autori che valesse la pena veramente conoscere, a un certo punto ho pensato di, a parte l'attività nelle scuole che si fa moltissimo in Italia, diciamo, ne sanno di più i ragazzini delle scuole probabilmente di questa letteratura di quanto non lo sappiano forse neanche all'università, perché viene portata moltissimo, si fanno laboratori, si portano gli scrittori. E poi perché è molto più naturale per loro, perché loro vivono in un contesto che è questo, cioè un contesto che è multilingue, che è multiraziale, per cui hanno un approccio molto più naturale a questa letteratura di quanto non possono avere probabilmente degli adulti che hanno una storia alle spalle completamente diversa e un'Italia presente che non è più l'Italia di ora. Dicevo, oltre al lavoro nella scuola, oltre al tentativo continuo di coinvolgere i poeti italiani, di creare un dialogo con questi poeti, perché poi ci sono questioni, per esempio quella dell'editing, che sono questioni delicatissime, cioè molti di questi autori si esprimono in un italiano buonissimo, però che magari ha bisogno di piccole rifiniture, e a chi si affida? Chi si affida a una cosa così complessa e così delicata, che rischia di ammazzare questa lingua che da una parte è molto innovativa, quindi bisogna riuscire a lavorare lasciando tutti gli aspetti di innovazione e andando a toccare semplicemente quello che è solamente un errore, ed è un'operazione delicatissima che a parer mio dovrebbe essere affidata a dei poeti, a degli scrittori appunto italiani che potrebbero lavorare insieme, no? E a loro volta potrebbero invece prendere vita e prendere linfa da questa poesia, quindi è un interscambio che sono tanti anni che cerco di promuovere. E dal 2009 ho fatto un'altra iniziativa che si chiama la Compagnia delle Poete, cioè con Candelaria abbiamo iniziato insieme, riunito 20 poetesse straniere, o italo-straniere, e portiamo in giro degli spettacoli che sono appunto di poesia, però poesia teatralizzata, quindi le poesie sono imparate a memoria e nati dalla collaborazione con artisti, musicisti, ballerini, attori. La cosa curiosa è che sono degli spettacoli modulari, in cui non siamo tutte 20 in scena perché non è possibile, anche perché viviamo distribuite su tutto il territorio nazionale, quindi a seconda dei luoghi dove si va, delle poetesse che sono presenti o che possono partecipare alle prove, questi spettacoli cambiano
cambiano e a secondo anche dei paesi di provenienza delle poetesse che partecipano prendono un aspetto più balcanico, più latino, più... tutte donne, inizialmente non è stata una scelta di genere, è stata una scelta di amicizie e poi abbiamo visto invece che questo discorso del femminile funziona, c'è una ragione forte che tiene uniti i testi e che sostanzia anche gli spettacoli e che il pubblico avverte. Ora, io stasera volevo innanzitutto dare la parola a Candelaria, poi fare qualche lettura dall'antologia e poi io e Candelaria alla fine diremo un po' di poesie, ciascuna di quelle della compagnia, montate, cioè chiaramente non siamo in 20, siamo in 2, quindi l'effetto è tutto un altro, però per dare un'idea di come accostiamo i testi e di come in piccolo può venire lo spettacolo. Facciamo, adesso vuoi fare questo? No, facciamo questi, va bene, allora leggiamo dall'antologia e poi parli dopo, va bene. Io vorrei invitare, prima di tutte, allora abbiamo la fortuna di avere la figlia di Barbara Serdakowski, che è una poetessa inclusa nell'antologia. Allora Barbara ha una storia, è molto particolare la sua scrittura e anche la sua storia. Lei è polacca, trasferita da bambina in Marocco, quindi ha studiato in francese, poi si è trasferita in Canada, nel Canada inglese, anglofono. Si è sposata con un venezuelano giovanissima e quindi ha tutte queste lingue della sua storia e poi è venuta a Firenze dove vive attualmente. Tutte queste lingue della storia, della biografia di Barbara sono nelle sue poesie. Lei scrive delle poesie multilingue dove alterna il polacco, il francese, lo spagnolo e l'inglese e l'italiano adesso. Ed è l'unica che fa questa operazione in Italia. E Maya è qui, ballerina a New York, e quindi avrei piacere che leggesse lei le poesie di sua mamma. Mettila qua, guarda. Inizierò a leggere la presentazione di mia madre. Sì, io ho chiesto ad ognuno degli autori antologizzati di autopresentarsi spiegando brevemente il proprio rapporto con la lingua italiana e col paese. Barbara Serdakowski was born in Poland, grew up in Morocco, later immigrated to Canada and now lives in Florence. She always wrote in French, but since 1999 has also been using Italian as literary language. In Italy, she has received various literary prizes, among which the Jury Prize of Excentra contest for a short story later published in the anthology of the prize Anime in Viaggio, La Nuova Mappa dei Popoli, Souls on a Trip, The New Map of People, Rome, 2001, and she also included in the anthologies Kaboom, Marina di Massa, Edizioni Clandestine 2002, Impronte, Scritture dal Mondo, Footprints, Writing from the World, Lecce, Besa, 2003, and Ai Confini del Verso, Poesia della Migrazione in Italiano. She has published the novel Caterina e la sua guerra on 2009, and a collection of poems, La verticalità di esistere linearmente, in 2010. She also contributes to international poetry reviews and writes multilingual poems in which she uses simultaneously and alternates verses in all languages of her migrations. She's in the co-founder with Maestro Cesare Oliva of the Centro dell'Arte Contemporanea Letteratura Magma in Florence. Leggerò emozionante. Ok. Senza ali. Si lanciano i raggi verdi. Uccello azzurro pallido migratore. Hasta alcanzar las luces del huir.
fino a raggiungere le luci del fuggire. Como si en el mañana no significarían más nunca los miedos olvidados. Come se nel domani non si nidificassero mai più le paure dimenticate. Verso un cammino improbabile, dietro vetri di buio colorati. Un retour réduit au silence. Un ritorno silenziato. Down to the flatness of absurdity. Che scende fino alla piattezza dell'assurdo. Contro la voragine della corrente vortice, rialzabile, malleabile, ma da altri. C'est quand le tout rejaillit sur le bavure d'une vie stigmatisée. E quando il tutto sgorga sulle sbavature di una vita stigmatizzata. Con parole lette, dietro labbra trattenute, occhi, urne crociate. Le pause du temps se complementent et se replient. Le pause di tempo si complementano e si ripiegano. Non ci rimane che aspettare, nel vento che scopre ventri e seni, uteri ricolmi di vite turbate. Ayer estabas conmigo, con tus culpas, sobre el pecho e tu ombra manciata. Ieri eri con me, con le tue colpe sul petto e la tua ombra macchiata. Adesso ancora l'inganno, e poi nient'altro che il suo prezioso battito di volo. Senza tanta luce e senza ali. Scrivo. Quand le savoir se lie au devenir. Quando il sapere si lega al divenire. Quand le plan de vie s'enfuit. Quando i piani di vita si sfiorano. Quand les idées creusent des tranchées dans le corps de l'indifférence. Quando le idee scavano trincee nella corposità dell'indifferenza. Ya sabía que no se puede regresar una vez que se parte. Già sapevo che non si può tornare indietro una volta che si parte. Y por eso, hasta solo por eso, eternamente scrivo. E per quello, anche solo per quello, eternamente scrivo. Tracce, penombre di grafie, come uve spolverate d'acqua marina, riflesse tonde, traviticci di segni ed astratto fogliame, within the fissures and creases of skin, tra fessure e pieghe di pelle. Tam vuasnie, j'apige, è proprio dove io scrivo. Scrivo in variopinte sfumature di suoni, con gesti convulsi ed inchiostro da sedimento. Scrivo sulle spalle desolate, su nugoli di palpebre a tratti chiuse, polpose, of percepts, contradictions and forgiveness, di precetti, contraddizioni e condono. China, sommessa o soccorsa sull'interno bianco tiepido delle mie cosce, lascivie, pige, avidamente scrivo e sento formicolare su di me parole dalle mille falangi. Sabbia nera. La main sur le ventre, les narines, les yeux. La mano sul ventre, le narici, gli occhi. Non sapevi che ieri, oggi, domani. La laine comme le mousson avec son sable rouge en relief sur ma joie. L'alito come il monsone con la sabbia rossa in rilievo sulla mia guancia. Parole sciocche, mosche, tarme. Flemma densa dai colori cangianti, against my naked, unveiled awareness, contro la mia nuda, svelata consapevolezza. Like a statue of white marble, standing crooked on pebble stones, come una statua di marmo bianco eretta storta su sassi di ghiaia. Hai tre caminos, ci sono tre cammini. Io però resto qui, elefantesca nella mia solitudine, non avverto più dolore. Ho levigato con sabbia nera di catrame l'infimo dei miei sensi. Adesso potrò finalmente watch TV. Le ossa della malnutrizione, le puttane picchiate, le bambine rapite. Mi lascerò stuprare senza esitazione.
questa curva che... Ecco così, ci vediamo in faccia. Buonasera a tutti, tutte. Io sono molto emozionata a parlare oggi perché, insomma, non è tutti i giorni che si fa un viaggio così lungo. Quindi ringrazio per questa opportunità molto preziosa. E sono un po' anche sulle orme di mio padre scrittore, poeta, Mario Romero, che venne qua negli anni 70 e in Argentina aveva vinto questo riconoscimento, premio letterario Guggenheim, e venne a New York con in tasca il libro di poeta di New York, di Lorca, e le sue poesie scritte. Quindi, insomma, c'è tutto questo racconto, questi viaggi, queste memorie di famiglia che si incrociano. E perciò sono doppiamente emozionata anche di essere qui con la mia amica, Mia, che tanto fa e tanto si muove in Italia per la letteratura, che abbiamo visto non ha un nome preciso, quindi quasi paura di dire letteratura migrante piuttosto che, insomma, per questa letteratura, no? E quindi, ecco, è una grande emozione per me. E in questi giorni cercherò di obbedire a mia madre, che mi ha detto tutti i luoghi dove devo andare, dove c'è stato mio padre, no? Quindi mi raccomando, la casa dove è stato Lorca, mi raccomando, poi andremo a Washington anche. E quindi lì il premio includeva anche questo viaggio a Washington, dove bisognava andare alla biblioteca del Senato a registrare le proprie poesie. Quindi vediamo se riusciamo anche a fare questo viaggio per sentire la voce di mio babbo. E niente, quindi mi presento così. Io sono Candelaria Romero, ho 39 anni, sono nata in Argentina, in una cittadina, Tucumán, vicino alle Ande. Negli anni 70 siamo dovuti fuggire con mia famiglia per colpa della dittatura militare di Videla e siamo andati a finire in Bolivia, quindi nel posto più vicino, alla vicina Santa Cruz. Però, come magari, insomma, voi sapete sicuramente, le dittature si mettono un po' d'accordo fra di loro, perciò chi era militante in Argentina e ricercato divenne anche ricercato in Bolivia. Perciò nel 79 con un'altra dittatura boliviana scappammo un'altra volta, da un giorno all'altro, io ero piccolina, però ricordo, ho dei ricordi, ma anche lì ho dei ricordi, ma chissà se sono narrazioni, racconti, no? Tutti questi incroci di narrazioni, di racconti che non si sa più se li hai vissuti, se li hanno te le hanno solo raccontate, no? E questo penso che appartiene a tutti noi, questa esperienza, no? Dei racconti, della famiglia, quasi così vivi che alla fine diventano quasi vissuti anche da te. Nel 79 scappiamo con mia famiglia e questa volta decidiamo di andare un po' più lontano, così almeno, insomma, non ci becchiamo una terza dittatura. Allora andiamo nel paese di Babbo Natale, a Stoccolma, in Svezia, in un posto più lontano, così non si poteva andare, e così arriviamo nel 79 dicembre con la neve in questo posto incredibile che è la Svezia. E i miei genitori, tutti e due scrittori, arrivarono con dentro in valigia tutta l'esperienza dei laboratori poetici fatti in Argentina, perciò ebbero poco tempo per piangersi addosso da esiliati e subito aprirono la valigia e iniziarono a proporre agli istituti svedesi, all'ufficio di istruzione, i loro corsi. Certo, non sapevano una parola di svedese, però proponevano i loro corsi a chi parlava spagnolo, e cioè i bambini immigrati in Svezia, e così iniziarono i primi corsi e noi ovviamente le figlie, le prime cavie in questa esperienza. Quindi mi sono trovata a 7 anni
a frequentare i corsi dei miei genitori, tutti e due pedagogisti, e a vivere il dopo scuola, no, facendo poesia, ma non solo poesia, attraverso l'arte. Questa è la cosa, forse l'eredità, ecco, più grande che io credo io e mia sorella abbiamo ricevuto dai miei genitori, è l'arte. Attraverso l'arte si vive, insomma, meglio. E quindi l'arte come rete dove cadere, questa rete che è mobile, che ti fa rimbalzare, no? Nei momenti più bui della tua vita, tu cadi, ma non cadi e non è che ti rompi per terra, però c'è questa rete che è l'arte. E quindi su questa rete abbiamo saltato insieme con i miei genitori, con i ragazzi che allora erano appena arrivati da altri posti del Latino America, abbiamo iniziato a giocare con le parole. E ricordo sempre questa frase che scrissero la prima volta che pubblicarono le nostre poesie in una rivista in svedese, c'era l'introduzione. E allora l'introduzione scritta sia da mia madre che mio padre, mia madre Marisa Villagra, con scritto: ecco, noi abbiamo fatto questo laboratorio pensando che i bambini non dovevano dimenticare la loro lingua madre. Però in un posto così strano come la Svezia, studiarla e basta avrebbe fatto nascere in loro una sensazione di troppa stranietà. Perciò abbiamo giocato con questa lingua, non l'abbiamo studiata. È stato uno studiare incidentale, incidentale, dipende cosa dice. Per puro caso. Quindi quando si diceva qualcosa che non andava, si correggeva, no? E soprattutto abbiamo fatto questa esperienza con i nostri ragazzi perché un giorno qualcuno magari avrebbe fatto questa domanda ai nostri ragazzi: ma voi durante l'esilio che cosa avete fatto? E la loro risposta poteva a questo punto essere: io durante l'esilio ho scritto poesie. E quindi questa è stata la prima esperienza di scrittura. Dopodiché ho iniziato poi a mescolare lo spagnolo con lo svedese e alla fine dello spagnolo mi sono un po' dimenticata, perché poi crescendo, diventando adolescente, non volevo sapere niente dello spagnolo, e quindi quando i nonni, i parenti chiamavano dall'Argentina in Svezia per farci gli auguri di Natale, io e mia sorella ci nascondevamo sotto il tavolo dicendo: no, vogliamo sentire la nonna, e la nonna che piangeva dall'altra parte perché i nipotini non volevano parlare con lei. Non volevamo sapere niente di questo spagnolo, e così fu durante l'adolescenza. A un certo punto io mi sono diplomata nel liceo artistico di Stoccolma, ho studiato teatro, e anche qui si può dire anche questo, da un'infanzia da Pippi Calzelunghe, bellissima, fra boschi e mare, il mare un po' freddo, però comunque il mare c'è in Svezia, come spesso succede per i bambini migranti o comunque chi ha vissuto delle esperienze molto forti, l'adolescenza è stata doppiamente forte, ecco, no? Perciò un'adolescenza terribile, e il teatro mi ha salvata da parecchi problemi e magari voragini che potevano arrivare. Perciò nel momento in cui ho dovuto decidere che cosa fare nella vita, ho deciso di fare teatro, farlo diventare un mestiere. La Svezia mi stava un po' stretta, a un certo punto, appena diplomata, ho deciso di andarmene via dalla Svezia. E così ho iniziato a girare un po' qua, un po' là, Danimarca, Spagna, in cerca di un gruppo teatrale, giovane come me a quell'epoca, che volesse, insomma, vivere l'avventura del teatro. E così, per puro caso, ma veramente per puro caso, sono arrivata a Bergamo. A Bergen, la casa delle montagne, e quando sono uscita dalla stazione del treno, perché all'epoca era più economico viaggiare in treno, adesso invece tutti vanno tramite Ryanair perché costa meno, ma all'epoca il treno, ero arrivata da Stoccolma,
fino a Bergamo in treno, 2 giorni di viaggio, però mi sono vista tutte le montagne, tutto questo paesaggio che cambiava. E così, arrivata alla stazione di Bergamo, sono uscita fuori dalla stazione e ho visto queste montagne, no? E ho pensato, qua io voglio vivere. Dopo un po' di anni sono venuti i miei genitori a trovarmi a Bergamo e anche loro sono usciti fuori dalla stazione del treno di Bergamo e hanno visto questo paesaggio. E lì mia madre mi ha detto, ma io ho capito perché hai scelto questa città. Questa città è come Tucumán, è uguale, c'ha queste montagne attorno. Tu magari non te la ricordi, anche se ero andata. E quindi questa cosa bellissima di cui con Mia abbiamo parlato molte volte, dei paesaggi interiori che noi abbiamo dentro e dei paesaggi esteriori. E come fare convivere questi due paesaggi, no? Inscape e landscape. Ed è qua che entra la questione della poesia, no? Come attraverso la poesia, l'arte in generale, ma qualsiasi passione, questa passione diventa un ponte con la quale tu riesci a passare senza morire fra un paesaggio e l'altro. Fra il paesaggio dentro che ha dei colori, senza cascare in mezzo, senza cascare in mezzo e rimanere incastrata, quello che rimane incastrato in mezzo fra un paesaggio e l'altro. Brava, sì. Perciò questo andare e venire, perché è questa la questione. Tante volte quando chiedono ai bambini, ma tu come ti senti? Più italiana? O me l'avranno chiesto anche voi tantissime volte, più italiana, più americana, a me più svedese, più argentina o più italiana che sei qua da 20 anni? E io dico, ma non farmi questa domanda, è come chiedere chi vuoi più bene, la mamma o il papà. Non c'è una risposta per questa cosa, no? Ci sono dei momenti in cui mi sento profondamente svedese, ci sono dei momenti in cui mi sento profondamente italiana, per quello che io posso capire che cos'è essere italiana o cos'è essere svedesi, no? E dei momenti in cui sono tutto questo messo insieme. E questo è bellissimo, e non è una crisi d'identità, non è confusione, no? E vivere sempre in questa danza del dentro e del fuori, perché è una danza, è una danza. E per fare questa danza però ci vuole allenamento, no? E questo allenamento lo possiamo avere, no? Con la vita, ma se ci sono degli adulti che ci possono guidare, tanto meglio. E quindi un po' questa è la mia esperienza, insomma. Dopo un po' di tempo in Italia, io all'inizio scrivevo in svedese, che era all'epoca la mia lingua più forte, perché io è vero che ho parlato sempre spagnolo con i miei genitori a casa, però lo spagnolo non l'ho mai studiato veramente, è proprio la lingua del cuore, della mamma e del papà. Invece lo svedese l'ho studiato fin dalla prima elementare fino a diplomarmi. Perciò in Italia, appena arrivata, io ho scritto in svedese. Però piano piano ho iniziato invece a pensare in italiano, a sognare in italiano, e quindi dopo diventa tutto più organico, più fisiologico, e quindi l'urgenza anche di voler scrivere in questa lingua. L'italiano poi l'ho anche studiato, però tutto in un modo molto naturale, cioè, ci è voluto un po' di anni prima di scrivere in italiano. Ecco, che dire altro? Questa cosa di Bergamo è interessante, perché essendo, come si diceva prima, l'Italia è un paese così frammentato regionalmente anche, di questi stranieri che vengono in Italia hanno in realtà poi la percezione dell'Italia come se fosse tutta il luogo dove vivono, invece sono posti molto diversi, quindi quando spesso si fanno dei dibattiti con appunto Pap che sta a Milano, Candelaria che sta a Bergamo, oppure ancora di più con quelli che invece stanno al sud, a Roma, la percezione dell'Italia è completamente diversa, perché l'Italia è un paese molto diverso, sì, a distanza di 200 chilometri sì, un luogo dall'altro, no? Quindi poi a me spesso chiedono, ma scusa, tu sei arrivata da Stoccolma allora e hai scelto Bergamo, ma come mai? E io li guardo e dico, ma mi piace Bergamo, è bellissima Bergamo, ma potevi scegliere Roma, che ne so, ci sono delle altre città, poi volevi fare teatro, Bergamo, non è che c'è questo grande giro di teatro. E dico, ma allora, io sono svedese, ho scelto una città nordica, perché se andavo a Napoli morivo, perché per me è già Bergamo. È stato uno shock culturale enorme,
perché per me era molto latino Bergamo, essendo abituata alla Svezia. Quindi bisogna sempre capire il punto di partenza, no? Per me già Bergamo mi toccavano, urlavano, mi facevano sempre mangiare, no? E insomma, e tutte queste cose, insomma, di chi è appena arrivato. La cosa curiosa e la cosa bellissima adesso è che ora la letteratura, mentre il mio mestiere è fare teatro, invece adesso la letteratura piano piano sta diventando un'attività sempre più forte per me, no? E non è facile per chi è figlia d'arte, nel senso che comunque io ammiro molto mio padre come poeta, perciò prima di dire che anch'io potevo scrivere una poesia ci è voluto molto tempo, no? Bisogna sempre, come dire, hai questo rispetto, no? per il papà poeta. Invece adesso mi trovo in questa situazione per cui vado spesso nelle scuole a fare i laboratori con i ragazzi sulla scrittura poetica. Ed è veramente molto molto bello e molto curioso, perché in fondo io non è che vado da docente a insegnare come si scrive la poesia, però ancora una volta mi sono trovata a imitare i miei genitori. Quindi ci troviamo con questi ragazzi in questi laboratori a giocare con la poesia, quindi attraverso dei giochi, attraverso delle attività ludiche, a comporre dei testi poetici. E qui concludo con questa esperienza che per me è molto importante ultimamente, di come invece per me è molto più importante quando si va nelle scuole non tanto parlare di come si può scrivere una bella poesia, ma di come è importante vivere la poesia. Forse questo è quello che è l'eredità della mia famiglia, cioè con i miei genitori, loro non mi hanno mai insegnato come scrivere una poesia, se dovessi fare una lezione su come comporre una poesia non ne sarei capace. Però forse invece quello che a me è stato insegnato è lo sguardo poetico sul mondo. E allora con i bambini ci mettiamo degli occhiali di fantasia e iniziamo a guardare il mondo attraverso questi occhiali, che sono gli occhiali della poesia, no? E tutto diventa diverso, tutto prende un'altra piega, tutto prende un altro colore, no? Questa poesia che è una lente di ingrandimento, questa poesia che è un modo di vivere e non solo di scrivere. E questo è quello che alla fin fine ho vissuto con due genitori poeti, insomma, una grande avventura, però alla fine è l'eredità che ho ricevuto. Oggi con Mia reciteremo fra poco i nostri testi. Sì, sono i due spettacoli. Sì, sono due spettacoli. Questa compagnia. Scrivo una cosa, se c'è una penna, tanto sì, questa compagnia bellissima, che anche questa è la compagnia delle poete. Potete visitare il sito dove ci sono anche i video, le foto. Siamo tutte molto belle, perché siamo vestite in modo molto elegante, no? Sembriamo, cos'è che ci dicono di noi? Dei concertisti. Sì, dei concertisti. Ecco, un po' così. E andiamo in scena a recitare queste poesie. La cosa più divertente sono i backstage, tutto l'attorno, tutto il vissuto e l'amicizia che si crea. E quello che invece ci unisce moltissimo è questa esperienza che stiamo vivendo sulla poesia e l'oralità. E addirittura questa esperienza della compagnia delle poete ci ha anche fatto un po' modificare ognuno di noi il modo di scrivere, perché imparando a memoria i propri versi davvero succede qualcosa di magico. Molti di noi non leggevano le loro poesie ad alta voce prima di entrare nella compagnia, adesso addirittura lo devono dire a memoria. E quindi ha anche influenzato il modo di porsi alla poesia e di ascoltarla e di comporla. E di viverla col corpo. E di viverla. E viverla col corpo, che è difficile, soprattutto chi ha un approccio intellettuale, perché nella compagnia ci sono veramente anche lì, veniamo da tantissimi paesi diversi. E quindi chiaramente c'è chi viene da culture dell'oralità, come dicevo prima, e chi no. Tedesche, americane, somale, brasiliane, quindi è molto interessante. Tra l'altro c'è una contaminazione anche fra i nostri testi, perché poi lavorando insieme, vivendo insieme, ripetendo in continuazione i testi,
ci stiamo contaminando a vicenda. Sì. Un po', sì. I due spettacoli da cui diciamo stasera i nostri testi, il primo si chiama Madrigne ed è lo spettacolo che abbiamo portato più in giro per l'Italia, qui purtroppo non abbiamo potuto portare niente, la scenografia è un video fatto da un'artista tedesca, nostra amica, che si chiama Janine von Tüngen, ed è, lei ci ha chiesto di ritrarci con delle telecamere amatoriali nelle nostre case, nella nostra quotidianità. Infatti ci siamo fatti riprendere dai figli, dai mariti, eccetera. Ha fatto un montaggio di tutte queste vite private, che è la scenografia in grande, scorre questo video. Poi tra l'altro ha isolato delle parti, dove ha concentrato tutte le parti dove ci sono le mani, o ci sono i piedi, o ci sono... E diciamo, i copioni non hanno una storia. Generalmente sono io che faccio i montaggi, cioè i testi sono messi in sequenza seguendo comunque un filo che tiene, che si sente, hanno un collegamento, anche se non è sempre espressamente un collegamento tematico o narrativo. Il secondo spettacolo, che invece abbiamo esordito a giugno, si chiama Novunque e sono tutti monologhi di eroine delle favole o del mito, riviste chiaramente col senno di poi, cioè da adulte, quindi con tutta l'esperienza di donne adulte. E questo l'abbiamo fatto addirittura col Teatro delle Ombre. E Candelaria aveva un amico burattinaio argentino che conosceva a Bergamo, io un'amica che molto brava, che faceva vignette, fumetti, eccetera, lei ha fatto le sagome e l'amico burattinaio di Candelaria ha montato il Teatro delle Ombre, che adesso lui è ritornato in Argentina e quindi siamo noi che facciamo funzionare questi marchingegni. Quindi è tutto molto più complicato, sta diventando sempre più complicato, anche perché poi tra l'altro possiamo provare pochissimo, perché chiaramente tutto questo ha un costo e quindi nessuno ci paga anche le prove, per cui ci arrangiamo a provare da tutte le città d'Italia, di ritrovarci da qualche parte e provare nei ritagli di tempo, quindi diciamo la qualità finale dal punto di vista artistico è sempre molto al di sotto di quello che vorremmo. Però quello che arriva è questa appunto, solidarietà femminile soprattutto, che dicono che si sente molto. Allora reciteremo a memoria dei testi miei e suoi da Madrigne e poi da Novunque. Però magari prima penso che sia arrivato il momento di sì, leggere. Se volete sentire, io volevo appunto prima di passare a noi magari leggere almeno altri due autori dell'antologia. Se, non so che tempi abbiamo fatto, non so che limiti abbiamo. Abbiamo ancora un 40 minuti. Ah, allora va bene, allora leggiamo qualcosa dell'antologia e poi finiamo con la coda nostra. Io avevo fatto una... Allora, aspetta. Avevo messo delle orecchiette perché abbiamo un po' di problemi. Non ce l'ho più, sì. Com'è la mia? Ce l'hanno loro forse? Sì, la copia di più. No, avevo una mia copia che ci aveva... Ah sì, è quella lì. Cominci tu o io le guardate le due? Ci metti avvicina, sì. Scagliamo di una sedia? No, mi metto qua, sposto la sedia. No, mi metto qui, da benissimo. Perché se non siamo vicine è un segno. Allora, leggiamo l'autopresentazione di alcuni autori e un testo. State sedute? Si sente, sì. Vi sposto a questo che secondo me... No, secondo me sarebbe meglio che steste in piedi. Ci mettiamo in piedi, va bene. Giro. Va bene, vieni. L'autopresentazione viene letta in inglese, perché appunto in questa antologia le autopresentazioni comunque sono in inglese, anche le biografie, mentre i testi sono bilingue. Vai. Allora, io dico due... Dunque, Cristina li farà... È una poetessa e una narratrice somala, vive a Roma da tanti anni, lei ha studiato alle scuole italiane, è uno dei pochi casi di letteratura postcoloniale, ha studiato alle scuole italiane a Mogadiscio, è venuta in Italia da ragazza e ha scritto un bellissimo romanzo, bellissimo, per me forse il più bello che è stato pubblicato, che si chiama Madre Piccola, uscito da Frassinelli. E venendo chiaramente dalla poesia, perché infatti ha una prosa poetica anche molto densa, anche difficile. Leggiamo l'autopresentazione di Cristina e poi leggo un testo. Bax Cristina Ali Farah was born in Verona. No, questo non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Chiedo scusa. In Mogadiscio I attended the Italian school in its environment. Almost all of us were Italian Somalian students.
and used mainly Italian to communicate, although we all spoke Somalian in various degrees. The context was rather limited and the spoken language lexically poor, often rich with neologisms and constructions reminiscent of the other language. I really loved to read. I devoured all the books written in Italian that I was able to find in the poorly stocked libraries. I experienced a sensation of estrangement toward the world around the school, which continued when I met Somalian friends and relatives to whose group I tried my best to belong. I listened to stories and song in the desperate attempt to become familiar with them. With the war and the sudden departure, I have tried to look at the years of my childhood and as an adolescence in a different perspective. And perhaps I have idealized the environment in which I grew up in order to overcome the hardships and difficulties created in my insertion. It seemed that no place was really mine. Writing and using Italian in the way in which I had interiorized it, in the attempt to reconcile a language I had only read with the sounds and structures of Somalian, was somehow a way to reinvent a world to which I finally felt I belonged, to take back everything that could not coexist in reality. Strappo. Nel gruppo di donne, sono di madre europea, questo mi distingue. Un'adolescente snodata, sulla sabbia in mezzo alle coetanee, cado giù in spaccata. Attenta che ti strappi, gocerai sangue. C'è? Io lo so, ma purtroppo non lo so. Non troverò marito. Non sono pura, chiusa, bella. Queste piccole labbra pendenti sono brutte. Cado, Xiran. Così orgogliosa al centro di tutti, le gambe immobili, un fiore sul pube, un abito largo. Sarò mai presa anch'io dai venti. Aliti insani che risalendo le viscere mi penetreranno i pensieri? Insetti prenderanno la mia mente? Un segno sul mio corpo mi scompenserà? Ci laviamo con le altre donne. I miei figli sono i loro figli. Voglio tenere insieme tutti i pezzi, indossare l'abito con le altre. Senza di loro, vecchie, adolescenti, storpie, bellissime, bianche, nere, io non esisto. Sono donna finché loro esistono. Split. In the group of women, I am of European mother. This makes me different. A nimble adolescent. On the sand among friends, I fall down split. Watch out, you'll tear yourself. You'll drip blood, Che. I won't find a husband. I'm not pure, closed, beautiful. Those little hanging lips are ugly, Cado. Ziran, so proud, at the center of everyone. Legs that don't move, a flower on the pubic area, a wide dress. Will the winds ever take me as well? Unhealthy breaths that rising through my guts will penetrate my thoughts? Will insects seize my mind? Will a mark on my body unbalance me? We wash with the other women. My children are their children. I want to hold together all the pieces, putting on a dress with the others. Without them, women young and old, crippled, lovely, white and black, I don't exist. I am a woman as long as they exist. Allora, Giulio Monteiro Martins è brasiliano, vive da moltissimi anni, sono 15 anni che vive a Lucca, dove, anche questo è un caso curioso, ha fondato una rivista Sagarana e una scuola di scrittura. Lui ha insegnato scrittura creativa a Iowa, ha vissuto tanti anni anche negli Stati Uniti prima di venire in Italia e poi in Portogallo, e quindi questo continua a fare in Italia. C'è uno straniero italofono, insegna scrittura creativa, narrativa agli italiani. E ha scritto moltissime, è uno scrittore molto noto in Brasile e quindi è arrivato in Italia con moltissime pubblicazioni alle spalle. Questo è un altro discorso interessante tra la differenza fra scrittori migranti e migranti scrittori.
cioè non è la migranza che fa lo scrittore, può fare quella letteratura testimoniale di cui parlavo in principio, che può essere molto utile come strumento per esempio per le scuole, per diciamo, avvicinare in maniera più interessante delle problematiche storiche, sociali, però lo scrittore è scrittore in tutte le sue manifestazioni, in tutte le lingue e in tutti i paesi, nel senso che chi è scrittore in Italia era scrittore anche nel suo paese generalmente, o comunque potenzialmente lo era, e poi il passaggio ha rafforzato, diciamo. My essence, intact and complete, dreamed since the days of youthful restlessness, has always been stereophonic, or rather it manifested itself in two languages, that of life and that of poetry, and in between a land belonging to everyone and no one, literary narrative, a possible common ground. There came emigration, and all my essences began the journey toward the exodus, but did not arrive together at their destinations. Only part of the promised man arrived punctually. Wavering, stumbling, like a blind man, there was first the language of life, of present time. For years I lived divided into halves, flaunting reasonable words and only sounding poetry within my soul, like an orchestra shut in a vault, while I tried to assimilate the instruments and sounds of the new language. But one day the music, reaching its maturity, gained volume again. Poetry became again a possible way to communicate and was reborn elsewhere. The essence is now whole and complete again. It exists fully. It joyfully expresses everything it wants and must express. It therefore became attuned to the century again. So it was with language. It gained a new voice with which it will say those indispensable things that existed before the poet, and lay silently in wait for the promised voice. La rotta, a fuoco in mezzo ai marinai più inesperti, agli ubriachi. Ho scelto io quella nave improbabile, con la ciurma scomposta che rideva dal decordame. Invece dell'equipaggio, una festa. Sono arrivato al molo senza più casa, la valigia di cartone in disfacimento. Ogni mio bene bramava un cassetto, uno scaffale dove riposare. I miei occhi, non di meno, cercavano collane di luci e le hanno trovate. Mi avevano spiegato che i più bravi imparano tutto sull'acqua per non provarla mai dentro le scarpe. Hanno imparato male, però, i miei compagni di sfortuna, e io peggio di tutti. Ora, per opera nostra, andiamo a fondo, in mezzo al chiacchiericcio. È bastata una banale tempesta, un'increspatura, e siamo allo scompiglio. È esplosa la caldaia e in mezzo all'oscurità quell'ultimo falò ci ha riscaldato le mani. Qualcuno ha portato il vino, qualcuno il tamburino, e la ciurma di matti cantava, rideva, con l'acqua alla vita. Si sapevano vicini a conoscere ciò che non è permesso ai marinai. Il fondo del mare, i coralli, gli antichi naufragi. Guardando i loro volti euforici, infuocati nella notte fonda, ho finalmente capito, avevo poco tempo per farlo, che tutti loro si erano preparati per una vita, a navigare in verticale, fingendo di non essere all'altezza del mestiere del mare. E così si sono anche divertiti a mascherare il coraggio da imperizia. Ho capito ancora che avevo scelto per istinto la nave giusta. Ero solo al porto, in piedi sul lastricato a guardare quella gente, e allora ho inseguito i passi più svelti che ci fossero, i più gioiosi, gli unici che sembrassero ballare. The ship's course. I drown in the midst of sailors, the most inexperienced and drunkards. I myself chose that improbable ship, with a disorderly rabble who laughed at the rigging. Instead of a crew, a party. I reached the pier homeless, a cardboard suitcase in shambles. Each of my belongings yearned for a drawer, a shelf, a place to rest. My eyes, nevertheless, were searching for the necklaces of lights, and they found them. They had told me that the best of them learn everything on the water, so as never to feel it in their shoes.
They learned poorly, though, my companions in misfortune, and I worst of all. Now, by our hands, we are sinking to the bottom amid the chattering. Just one trivial storm, a ripple, and we are in utter confusion. The furnace exploded, and in the middle of the darkness, that last bonfire warmed our hands. Someone brought the wine, someone else the tambourine, and the company of madmen sang, laughed with water up to their waists. They knew they were close to knowing that which is not permitted to sailors, the depths of the sea, the corals, the ancient shipwrecks. Watching their faces euphoric, inflamed in the dead of night, I finally understood, I had little time for it, that all of them were ready for a life of vertical navigation, feigning not being equal to the ocean craft. And so they even had fun, masking courage as inexperience. I understood even more that I had chosen instinctively the right ship. I was alone at the port, standing on the pavement, watching those people. And so I followed the footsteps of the quickest, the most joyous, the only ones that seem to dance. Allora chiudiamo con i due la performance finale, sperando che la memoria del fuso orario. E poi abbiamo qualche minuto per qualche domanda. Infatti per sì, questo abbiamo tagliato un pochino. Sì. Allora, dicevo, i testi da Madrigne, lo spettacolo Madrigne, il nome stesso viene, vuol dire, è una diciamo, panoramica di tutti gli aspetti delle donne, no? Della madre, la matrigna. E quindi sono tutti testi legati molto al femminile, alla famiglia, ai lavori domestici, al corpo, mentre quelle di Nobunque appunto in un modo diverso, comunque attraverso, ci arrivano in un modo diverso attraverso le favole. Allora cominciamo con Madrigne. Dunque, un'altra cosa, non hanno titoli, mentre negli spettacoli non diciamo i titoli perché interrompono la fluidità di questo passaggio poetico dall'una all'altra, quindi Madrigne lo diremo senza titoli, Novunque no, perché bisogna capire chi è che fa il monologo, se no la poesia perdono di senso. Allora, da Madrigne. Ménage. Le pulizie dell'universo possono durare anche un giorno. Il mattino dedicato a spostare, il pomeriggio approfittando del vuoto, e la sera, dopo un giorno, niente sarà più come prima, quel tal giorno. Non so perché questo filo che lega stringe. A veces no deja dormir, a volte non lascia dormire. Diviene filo che tutto ramenda, hilo che non deja caer, filo che non lascia cadere, znore rund livet, una corda attorno alla vita. Ecco come si vive da sopravvissuti, ancorati come i piedi di Magritte. I tus imagini sono las mias, e le tue immagini sono le mie. Nella notte non distingo ciò che fu, tu sueño, mi sueño, il tuo stare, mi star. Così passano i giorni, e la distanza, nella distanza, son born ad un liacher, senza accorgersi. Nel gioco dello stare o non stare, abbiamo scelto la cosa più probabile. Nel cielo, gli stormi, non eravamo noi. Da tempo abbiamo smesso di volare, stanchi. Ma ecco, la corda di nuovo stringe, chiede, può dar du? Hur dör man utan skugga? Chiede, dove sei? Come si muore senza l'ombra? Fa ridere l'uomo che cade, per questo si concentra sul vuoto steso fra i due estremi del passo. Fa sempre ridere l'uomo che cade, se poi tiene nella mano qualcosa che non la potrà mai appoggiare. Si prepara a far ridere l'uomo che cade,
per tutte le volte che ha detto e non ha detto, è facile, ora cado. Così l'uomo costantemente cade, perché un uomo che cade fa ridere e ricade, terribile, perché ridere è proprio dell'uomo. Le madri di Plaza de Mayo hanno smesso di marciare. Il nemico non è più al potere. Possiamo voltare pagina, allontanarci dai cannoni, scambiarci altri sguardi senza polvere da sparo negli occhi. Ma chi si ricorda com'era prima? Come ci si bacia senza sirene? Come ci si stringe senza lo scoppio? Dove si va senza dover correre al riparo? Come ti amerò ora che non muoio. Sezione della casa, frontale, mezza in ombra. Il terzo piano è soffitta, rotola una palla costante e la polvere è viola. Il secondo piano si flette, tutti i passi dei figli a migliaia, dei gatti, si flette. Al primo piano comincia il dolore. Lei è tutta sul letto, decomposta. Lui l'aspetta nella vasca da bagno. Al piano terra è cominciato da giorni. Lei ora è in cucina, ha già pianto e si affretta. Lui l'ha seguita con le sue lenti tabacco. Fuori un groviglio di spade, il prato col box, c'era il nome. La sezione non mostra le scale. Si passa da dietro tra i piani. I figli lo sanno tutti in fila. In salotto lei ha perso l'età, lui la ragione. Scricchiola un osso qualunque, un molare. La polvere si è fatta celeste e riflette, non si aspettano strade. Forse era verso l'una del 24 marzo del 1976. Minuto più, minuto meno, questione di fuso orario. Forse sono 33 anni che batto il ritmo del pendolo, 500.000 ore, altrettanti minuti. Tra 4 ore tornerà a casa un marito eroe. Tra 41 minuti Leandro tornerà dall'asilo e non ci sarà più spazio. Mi alzerò in piedi. Ritroverò un rosso fruscio dentro, muscolo cardiaco in agitazione, e 500.000 volte ballerò. Intanto sulla sabbia, la donna barbuta si tinge col pennello più scuro. La donna pantera ricuce la sua guaina sformata. La donna tatuata ombreggia il nudo cranio di rose. Le gemelle siamesi si specchiano oltre il profilo perduto, la nana albina nei solchi della sua evanescenza. Sorvola la donna cannone, la pista quasi spenta, la rete più vuota ne rattoppia uncinetto. Con le due mani sui fianchi sorprende questo intermezzo della quieta mortalità. E questo era un po'. Adesso le poesie, ho fatto poesie da ovunque. Sono tornata alle fiabe dell'infanzia. Yogurt box, timina bon, dum sogur. Il ventre ulula, mille e una notte svedesi. Morgen ylar, tusen och en svenska nätter. Sono tornata per sempre qui, yogurt box for alltid här, dove mi ero scordata, där jag hade glömt mig. Raperonzolo, da questa finestra faccio la mia casa, con tutto quello che ci potrebbe essere alle mie spalle, dentro la sagoma di una vera casa, che non si stagliasse verticale all'origine, ma abbandonata lungo il piano, domestica,
non tutto sguardo da un solo pertugio, proprio qui in cima, da cui disfo e rifaccio, treccia per treccia, la casa vera quale sarebbe alle mie spalle. Porte, finestre, ceste di zoccoli, galosce, ombrelli, una chaise longue col cappello fiorito, lei che rientra per levare il caffè, lui che riporta i biscotti sul prato. La tartaruga procede sicura nell'orizzonte al livello del tempo. Disfo e rifaccio intrecciando la casa alle mie spalle, rifaccio e disfo, mentre giù in fondo, in un'ombra, si perde quello che in alto è sembrato. Ci vorrebbe un'invenzione per accorciare distanze, il fiato sospeso nel petto, la luna nata con l'acqua. Un'invenzione ci vorrebbe per capire la strada giusta nel cielo, mappature astrali, fili, polvere d'oro. Un'invenzione, ecco, per capire dove posa ora il tuo sguardo, su quale stella, coda, cometa. Oggi ho spolverato l'altrove, ho pulito angoli, acceso fuoco e mirra, invocato la luce, sperando questa sia la strada giusta. L'orizzonte e il verticale assieme. Da Bella alla sua bestia. Ti comunico brevemente che ho deciso di lasciarti morire in quel tuo giardino lontano. Due parole per dirti che arriverò solo quando non lo potrai più sapere, certa che non mi avrai odiato tanto da volermi aspettare per sempre. Ti scrivo per informarti che vorrò riprendermi il miele, il ginger, il muesli croccante, la vestaglia, le babouche, libri, carte, computer, i CD brasiliani, mentre tu andrai spegnendoti in quel tuo giardino deserto, tra playback di cicale e una fila di formiche a ritroso. Ti vedrò, amore caro, solo quando non sarai più. La valigia appoggiata nell'erba, scorrerò attentamente la salma, a ritrovare altri corpi nel tuo, gli artigli di questo, le fauci di quello, e un qualunque dolore peloso di mostro che è stato per tutti. Tra una lacrima e una leglia starnuto, una manciata di terra e un inchino, me ne andrò con in spalla un bastone, la valigia sospesa da un lato, viandante, con un tot adeguato di passi, come qualcosa che nessuno più aspetta e può finalmente arrivare. Penelope ha smesso di lavorare. Non intreccia, non trama più. Snoda fili, Penelope, riavvolge matasse, custodisce colori. Mi hai contagiato. Comincia a sentirsi fusolare. Custodisce colori. La tela, non più tesa come vela per portare a casa Ulisse. Che i fili tornino a riposo, senza pretese di estetica. Che torni la lana, la pecora, il guanaco a coprire le mandrie. Ed è finalmente silenzio. Odore di onde lontane. Penelope è tornata al mare a nuotare. Grazie a Candelaria e a Mia. Abbiamo un po' di tempo per qualche domanda. Marina, hai una domanda? Vuoi farla? No. Così bello, chiudiamo su questi suoni meravigliosi. Genia. Va bene. Magari Una domanda per Candelaria, data la sua esperienza e il suo arrivo a Bergamo, che forse come qualcuno di voi ricorderà, nel Barone Rampante di Calvino, il barone incontra tutta una serie di popolazioni, poi a un certo punto arriva in un posto dove non capisce assolutamente nulla di quello che dicono.
e quello che stanno parlando è il bergamasco. E allora mi domandavo se qual è stato l'approccio di Candelaria rispetto al dialetto della terra in cui vive, che è un dialetto, è uno dei posti dove è ancora più vivo, dove la gente lo parla ancora. C'è cioè, il culturale dello svedese un po'. È andata bene perché io sapendo svedese non mi sono aspirazioni culturali nasali, c'è tutta una noi abbiamo di più in Svezia, perciò non mi ha spaventato il bergamasco. No, questa veramente è stata un'esperienza bellissima. Tra l'altro io sono arrivata nel 92 e subito ho iniziato a lavorare nelle scuole. All'epoca nel 92 si iniziava a fare dei progetti sull'intercultura. Allora ho iniziato l'intercultura, soprattutto quella della prima fase, che era quella un po' folcloristica, bisogna dire, dove comunque, ma giustamente, no, si faceva testimonianza, quindi tu vieni dall'Argentina, raccontaci, e raccontavo le fiabe e così via. Collaboravo con la Caritas, mi ricordo, all'epoca, e mi hanno mandato in giro ovunque. Ed è stato bellissimo perché arrivavo in questi posti ma veramente sperduti, mi sembrava di essere una missionaria, perché poi arrivavo a piedi a volte, perché il pullman, dato io non ho la patente da buona svedese, io mi affido a tutti i mezzi pubblici, anche dopo 20 anni d'Italia io resisto ancora. E allora io prendevo il pullman alle 6 del mattino per essere in quel posticino là alle 8 del mattino, a piedi con questo zaino, e in una scuola magari c'erano dalla prima alla quinta elementare 20 bambini che parlavano bergamasco. Ed è stata la mia prima scuola, andare nei paesi di montagna, dove la docente ogni tanto doveva tradurmi, perché all'inizio il bergamasco mica lo sapevo. Adesso io il bergamasco lo capisco tutto, non mi azzardo ancora a parlare, però c'è un intercalare bellissimo, perché comunque i dialetti sono per questo anche, no? Ci sono delle parole che non puoi fare a meno quando insomma vivi certe emozioni, quindi ti arrivano queste parole in bergamasco. Bergamasco è un dialetto vivissimo, quello sì, è vero. E io l'ho imparato con i bambini. I miei figli, che hanno 8-10 anni, soprattutto la seconda, fa molto ridere, perché insomma tutte queste espressioni bergamasche. No, ogni tanto ci risponde in bergamasco. Tra l'altro mio marito non è bergamasco, lui come tante famiglie italiane dal sud, la sua famiglia si è trasferita a Treviso e da Treviso a Bergamo, quindi dalla Puglia, quindi lui in realtà però... Tra l'altro questa è un'altra questione interessante, perché il dialetto è entrato adesso nella letteratura della migrazione in italiano, quindi non solo sì, scrivono in italiano, ma moltissimi usano anche il dialetto, per esempio Tahar Lamri, che scrive sì, comunque mette romagnolo, oppure Amara Lacus, che nel suo romanzo, quello famoso che è stato tradotto, come si chiama, l'ascensore a Piazza Vittorio, non mi ricordo, ma lo completo che è lunghissimo, ci sono addirittura più dialetti. Quindi è molto interessante, perché poi come la letteratura dell'immigrazione italiana è rimasta legata ai dialetti, così vengono utilizzati invece dagli immigrati che arrivano in Italia. C'è un fortissimo legame, cioè l'Italia, la letteratura della migrazione è molto più imparentata con la letteratura dell'immigrazione di quanto non lo sia appunto con le postcoloniali, ci sono molte più cose in comune. Tra l'altro è stata quella che ha sdoganato quella dell'emigrazione. In Italia se ne è cominciato a parlare veramente dopo l'arrivo dei primi immigrati che hanno cominciato a scrivere in italiano. Era sempre stata tenuta, chiaramente, come si diceva prima, marginalizzata. Vorrei sapere come è stato ricevuto il libro in Italia. Dal punto di vista del pubblico è interessato. Cioè, come dicevo prima, ci sono delle resistenze della critica. Abbiamo avuto, per esempio, io sono andata a parlarne a San Paolo, con l'antologia qualche anno fa, e c'era Bernardinelli, che comunque è il critico della poesia italiana, che di momento si è molto entusiasmato, mi ha chiesto eccetera, poi non si riesce ad andare oltre, cioè c'è un interesse così un po' superficiale, che però non si capisce bene, oppure c'è chi dice che è un fenomeno che non esiste. Ultimamente mi è capitato un incontro a Nizza, una poetessa italiana, ha detto ma insomma io traduco poesia da una vita, è lo stesso processo, la stessa cosa, chi bazzica professionalmente un'altra lingua è come se la cambiasse, no, insomma è diverso, ci sono delle resistenze. L'idea è che il libro è veramente innovativo per quanto riguarda la poesia italiana. Sì. Leggendo questo libro si ha una visione totalmente diversa dalla poesia italiana. Infatti. Cioè che non ha nessun legame quasi con
quello che è venuto prima, quindi dovrebbe rappresentare una specie di moto rivoluzionario, se vuoi. E poi come dicevo prima, è un'avanguardia, però come tutte le avanguardie si scoprirà quando sarà in retroguardia, probabilmente. Mia, una domanda che è un seguito rispetto a quella del professor Cipolla e che riprende una tematica che tu hai affrontato nella tua bellissima introduzione, che fra l'altro ci ha dato una panoramica della complessità di questo fenomeno, sì, che è la cosa più importante da fare, cioè desemplificare, perché altrimenti è facilissimo passare dalla semplicità alla semplificazione. Tu hai fatto un lavoro fantastico, pionieristico, d'avanguardia in qualche modo, no? Mettendo insieme questi poeti, però allo stesso tempo dici si corre sempre il rischio che vengano più letti o avvicinati per una curiosità socio-antropologica, sì, che non per una ragione puramente letteraria, come dovrebbe essere quando queste persone si presentano come poeti. Allora la mia domanda è questa: forse non dobbiamo più fare antologie di poeti emigranti? Come hai detto prima, no? Che i primi quaderni erano addirittura divisi per aree, sì, geografiche di provenienza, hai detto è un approccio che adesso ci sembra un po' ingenuo e dal quale siamo, infatti, usciti. E allora la mia domanda è: il prossimo passo sarà quello di portare qua poeti insieme, nati in Italia, poeti nati in Italia, scrittori di narrativa emigrati a quelli che sono nati nel nostro paese, magari per generi, per affinità stilistiche? Ma c'è una caratteristica che rimane, perché poi in realtà la migrazione è una parentesi brevissima, perché stiamo già parlando di seconde generazioni, cioè i veri e propri migranti, cioè quelli che hanno fatto il passo, sono stati quelli che abbiamo conosciuto e studiato, adesso si sta parlando appunto delle seconde generazioni. Più che, come dicevo all'inizio, più che dire vanno assorbiti perché è letteratura italiana tout court, allora, se per letteratura italiana si intende quello che si è inteso finora, no. Se si rivede il canone, allora sì, allora è tutta letteratura italiana. Però bisogna che finisca, appunto, che terminino delle resistenze, che sono delle resistenze anche di potere, chiaramente, perché poi l'Italia poi è anche un paese piccolo, quindi... Se si accetta che l'Italia è diventato un paese diverso, e quindi parlare della letteratura italiana adesso vuol dire un'altra cosa di quanto non fosse prima, allora sono tutti poeti e scrittori italiani, e allora quindi le antologie non hanno più senso. Rientrare in antologie dove ci sono tutti. Che parlano di una certa tematica, che hanno un approccio. Ci sono altre domande? Prego. Io volevo fare una domanda proprio dal punto di vista della critica letteraria, perché secondo me negli ultimi 20 anni la critica letteraria si è avvicinata a questo fenomeno appunto con questa abilità posticcia di, no, sì, di come si può dire, affrontare questo fenomeno emergente. Mi sembra che dal punto di vista, fino ad ora, non ho ancora letto l'ultimo libro della Romeo, di Caterina Romeo, che si presenta come una buona antologia. E che presenteremo qui in marzo. Ah, bene. Sì. Viene Caterina? Sì, Caterina, perfetto. E Cristina Lombardi, Dio. Saranno loro due a presentare. Perfetto, bene. Il libro, quindi ti aspettiamo. Verremo. mi sembra di capire, soprattutto in Italia, che non ci sia stata una vera capacità di recepire. E adesso faccio veramente una critica, sì, sì, no, piuttosto pesante, ai critici italiani, alla critica italiana. Quindi in un certo senso secondo me c'è stata anche un'incapacità di capire il fenomeno e di dare anche delle idee, delle soluzioni poetiche, no? Cioè si sono trovati incapacitati. Di fronte ma a io questa. Direi di più che la critica italiana non fa la critica neanche con gli italiani, cioè il problema grosso è la critica italiana, sì, che non c'è più, appunto. Quindi arrivandoli per le mani una cosa così impegnativa, già non si impegnavano con gli italiani, figuriamoci con un argomento così che è tutto da sviscerare, si sono trovati impreparati, perché non erano più abituati a fare critica. E quindi adesso di fronte a voi, perché voi avete chiaramente fatto veramente avanguardia, voi siete molto più avanti della critica italiana, che cosa vi aspettate da questa critica italiana? O vi volete rivolgere forse alla critica
nordamericana. Che è ma un po' io adesso più per esempio, io ho visto che appunto all'estero, e appunto come dicevo prima, i dipartimenti delle università negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, io adesso ho iniziato un dottorato un po' adesso fresco fresco alla Sorbonne a novembre, perché ho trovato più rispondenza. Allora, ai confini del verso, il primo è uscito nel 2006 con le lettere. Poi è stato tradotto qua, a New Map. Quando io ho riproposto il seguito di Ai confini del verso con nuovi poeti, ho trovato, pure l'antologia era stata distribuitissima, eccetera, ho trovato le porte abbastanza chiuse e l'ho pubblicato invece in Francia, è uscito l'anno scorso, si chiama sempre Ai confini del verso. E per questo dottorato quasi sono stata invitata a farlo, mentre appunto in realtà poi adesso Nishi, non, il professor Nishi di cui si parlava prima, non lavora più, ed era lui comunque che con tutte le, magari anche le carenze, perché lui comunque è molto ideologico, ha tutto un suo taglio, però era comunque un motivo sempre, era qualcuno con cui confrontarsi su questo argomento. Adesso non c'è più nessuno. Ci sono delle c'è Roberto De Roberti, dei giovani critici che però non hanno abbastanza potere, autorità. E quindi sì, io credo che il lavoro grosso, come purtroppo spesso succede in Italia, arriverà dall'estero. Cioè è assurdo che questi scrittori che hanno migrato arrivano in Italia e la loro letteratura deve rimigrare un'altra volta per essere conosciuta. Male. Sì. Flipper. Dante ha dato meglio di sé d'esilio, Foscolo ha dato meglio di sé d'esilio. È una delle condizioni della letteratura italiana. Infatti. L'alterità della lingua e l'esilio. E l'esilio, infatti. Bene, ringraziamo molto Mia Lecomte, Candelaria Romero e anche Maya e Fiorentina per aver letto le poesie per noi. Ringrazio Luigi Bonafini per aver fatto alla Casa Italiana questa bella proposta e speriamo di rivederci in altre occasioni ancora più mescolati. È benissimo.